Siamo al Salone di Venezia e questa è un'occasione ideale per conoscere lo stato dell'arte delle propulsioni marine. Vedremo diverse imbarcazioni destinate a varie attività, tutte motorizzate da B-Motor, un'azienda specializzata nel realizzare installazioni custom ovunque sia richiesto un motore. B-Motor nasce all'inizio degli anni 20 del secolo scorso, non col nome B-Motor, ma con un'azienda gestita dalla mia famiglia che è sempre stata legata al mondo Fiat. E poi si è convertita verso il 1980 in un'azienda completamente dedicata al mondo dei motori diesel in tutte le sue applicazioni. Qui siamo a Venezia in questo contesto nautico e in linea con le ultime richieste, le ultime legislazioni imposte dall'Unione Europea, disponiamo tre motori Stage 5 marini FPT che spaziano in applicazioni professionali principalmente in tre settori, in tre tipi di applicazioni diverse. Quindi abbiamo la propulsione tradizionale, abbiamo una propulsione ibrida parallela e una propulsione ibrida seriale. Tutte e tre partono da motori FPT con omologazione Stage 5, acque interne, quindi il massimo del rigore in termini emissivi richiesto oggi dalla legislazione, direi, mondiale. La sostenibilità è un tema a cui non possiamo più rinunciare. Le acque vanno difese dall'inquinamento. Tra le possibili soluzioni, la propulsione ibrida. Questo è un taxi storico del comune di Venezia, costruito negli anni 70. B-Motor lo ha equipaggiato con un motore diesel FPT Industrial modello S30 tarato a 150 cavalli e un modulo ibrido di Transfluid con un motore elettrico da 12 kW. Qui abbiamo una soluzione di ibrido parallelo e quindi un motore diesel accoppiato con accoppiata in asse una propulsione ibrida che può sommarsi alla potenza erogata dal motore diesel oppure possono lavorare entrambe in modo indipendente. Quindi possiamo avere una propulsione o solamente diesel, in questo caso 170 cavalli, tra l'altro senza sistemi di trattamento dei gas di scarico perché FPT riesce a stare all'interno dei limiti imposti dalla normativa soltanto con l'affinamento del software del motore diesel e senza usare complicati sistemi di DPF o di SCR, di catalizzatori. 170 cavalli erogati dal motore diesel e qui da 20 più 20, quindi 40 fino a 150 kW di propulsione elettrica. Il tutto può essere gestito in modo completamente automatico, quindi per usi al di sotto di una certa potenza solo l'elettrico o in certe aree protette, solo il diesel che può anche funzionare oltre che come propulsione anche come sistema di caricamento delle batterie, o quando serve una potenza maggiore perché è richiesta una prestazione maggiore, si possono sommare i due sistemi per raggiungere i 350 cavalli complessivi. Questa è una barca da lavoro, viene utilizzata tutto l'anno per molte ore ogni giorno. Come si può migliorarne la gestione, l'affidabilità? Con la telemetria. Questa imbarcazione è in dotazione alla Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto. È dotata di un motore FPT Industrial da 550 cavalli, con il quale raggiunge la velocità di 33 nodi. Ma è dotata anche di un sistema di telediagnosi che permette di monitorare il funzionamento del motore da remoto, da una control room dove è possibile analizzare i dati, registrarli, per intervenire quando è necessaria una manutenzione, per prevenire un eventuale guasto e soprattutto per tenere tutto sotto controllo, migliorando quindi l'affidabilità. Tra le applicazioni che presentiamo qui a Venezia, questa è la più tradizionale di tutti perché è un motore di propulsione tradizionale, quindi accoppiato a invertitore linea d'asse. In questo caso parliamo di un motore FPT C90 Stage 5, 170 cavalli, è un 9 litri di cilindrata
ed è, direi, il motore più diffuso a Venezia tra le applicazioni professionali per trasporto persone. È lo stesso motore che montano i vaporetti di ECTV, moltissime altre applicazioni dei lancioni trasporto persone. È un motore che ha un'affidabilità infinita e che oggi viene riproposto anche in chiave Stage 5, quindi in linea con le restrittive normative europee in termini di emissioni. Particolarmente importante in un contesto come quello di Venezia, dove tutto si muove su acqua, quindi abbiamo barche da trasporto cose, barche da trasporto persone, barche nel settore della sicurezza, tutti questi, il trasporto pubblico acqueo, quindi un'infinità di applicazioni che si muove forzatamente sull'acqua e sui canali. Questo è un motocompattatore, cioè un'imbarcazione che raccoglie rifiuti e, per logica, non deve inquinare. È dotata di un motore NEF 250 di FPT Industrial, tarato a 150 cavalli per un uso intensivo. È la soluzione più green attualmente disponibile sul mercato e non utilizza né il catalizzatore né il filtro antiparticolato. Qui invece parliamo di una propulsione ibrida seriale. Cosa significa? Significa generazione di energia elettrica a bordo, energia elettrica che alimenta batterie che a sua volta danno l'energia alla propulsione elettrica. Quindi parliamo sostanzialmente di un gruppo elettrogeno che può essere realizzato sia a giri fissi, come in questo caso, oppure anche a giri variabili, utilizzando una macchina elettrica a giri variabili, e che consente di concepire un utilizzo del motore diesel in funzione delle esigenze richieste dalle batterie in termini di necessità di energia elettrica, e quindi consente anche risparmi di carburante quando il motore può viaggiare a giri ridotti, se non al minimo. Anche in questo caso abbiamo un motore FPT N67 Stage 5, 170 cavalli, che in questo caso consentono la realizzazione di un gruppo elettrogeno da 150 kV-A come potenza di picco, con la peculiarità poi di poter lavorare sia a giri fissi che a giri variabili. Il distributore di motori, come lo si intendeva fino a qualche anno fa, è un concetto oramai un po' obsoleto, perché la tecnologia che si è evoluta molto nei settori motoristici ha fatto sì che il nostro ruolo non sia tanto quello di vendere un motore, ma di supportare il cliente anzitutto nella scelta del motore giusto. Quindi si tratta di valutare insieme al cliente qual è il motore giusto per la sua applicazione, per il suo tipo di lavoro, per il suo ciclo di impiego dell'imbarcazione in questo caso. Poi si tratta di personalizzargli un motore. Noi siamo distributori FPT da sempre, mi viene da dire. Sappiamo che FPT ha un prodotto eccellente, ma andiamo oltre quello che è il prodotto FPT, cercando di supportare il cliente per la vestizione, la customizzazione del motore, per renderglielo il più adatto possibile alle sue esigenze in funzione del tipo di lavoro che deve fare l'imbarcazione e il motore. Per certe applicazioni la velocità è un requisito fondamentale e per raggiungerla bisogna ottimizzare lo scafo e il sistema di propulsione. Questa è una vedetta costiera della Guardia di Finanza costruita dalla FB Design, lunga 15,80 m, larga 4,20 m, è motorizzata con due unità diesel FPT Industrial. Questa imbarcazione è dotata di due motori FPT 1000 di cavalli, 16.000 di cilindrata. I due motori installati su questa imbarcazione riescono a spingere questa unità a una velocità massima dei 53 nodi, sempre però garantendo una grande sicurezza per il personale. Questa unità è dotata di un equipaggio di 4 persone. A bordo sono presenti specialisti per ogni settore dell'unità, quindi un comandante nocchiere, un direttore di macchina, un motorista e un operatore di sistema.
L'autonomia dell'unità è intorno ai 300 miglia. Abbiamo visto alcune delle customizzazioni di B-Motor, un'azienda che da 100 anni si occupa di motori, da 40 anni è presente nel settore nautico e che oggi più che mai è attenta all'innovazione, alla sostenibilità e alle esigenze di chi usa ogni giorno le imbarcazioni per scopi professionali.